Buongiornissimo e benvenuti in questo mio nuovo vlog. Ma se siete nuovi, questo è il mio canale YouTube. E sì, come ho appena detto il titolo, visto la copertina, oggi sono qui per portarvi un fantastico haul. Infatti ve ne ho portato già uno qualche settimana fa, in cui vi avevo appunto detto che mi sarebbe dovuto arrivare un altro pacco, non enorme appunto con poca roba, però che sicuramente vi avrei riportato un altro haul appunto e l'avrei fatto rientrare all'interno di Vlogmas, quindi eccomi qui per registrarlo. In particolare il pacco in questione è questo qui, che vi giuro raga mi è arrivato praticamente oggi, sto registrando che domenica, il pacco mi è arrivato lunedì. Questa settimana ho avuto un sacco, veramente troppi compiti, ho avuto interrogazioni e verifiche ogni giorno, quindi non sono riuscita a registrare questo video, ma finalmente oggi sono qui per farlo. Come anticipato non sarà un pacco enorme, quindi penso che questo video durerà abbastanza poco. E niente, io direi subito di iniziare, di non perderci troppo in chiacchiere. Come sempre dobbiamo aspettare questa fantastica scrivania. E la prima cosa che vado a toccare è appunto questa maglia qua. Eccola qui, praticamente è fatta così. È questo verde che quando ho aperto il pacco, sinceramente, non so perché, ma mi sembrava grigio. Infatti io sul sito appunto l'avevo vista e innanzitutto non avevo notato il fatto che era pilosa. Non so come ho fatto a non notarlo, però non l'avevo notato. E poi l'avevo ordinata verde. E quindi quando ho visto questa cosa che mi sembrava grigia, io ve lo giuro, non so, momento di daltonismo, boh, ho detto che è sta schifezza. Ma in realtà comunque dopo, prima di fare questo haul, l'avevo già indossata. E raga, mi piace veramente tanto, perché una cosa che non avevo notato, ma che mi hanno fatto notare le mie amiche, è che è tipo dello stesso colore. No, non si vedrà adesso, però è tipo dello stesso, ovviamente si vede, dello stesso colore dei miei occhi. E quindi niente, questa cosa è tipo fantastica. E basta, praticamente è fatto così, e qui ha due buchi che sinceramente non mi piacciono, però appunto vengono coperti dai capelli, quindi non si vedono. E adesso direi subito di andarla a provare, così ve la mostro per bene. Vedo questa roba qui, non l'ho detto, non so se lo metto nel titolo, nella copertina, comunque è tutta roba di Bershka. Ok, la maglia in questione appunto è questa qui e i buchi sono questi, che raga sono veramente brutti, non mi rappresentano nulla, però se facendo appunto così in realtà non si vedono, quindi top. E poi se me la tiro un po' su praticamente vengono addirittura chiusi, quindi no problem. Comunque se nel frattempo è apparsa un'altra luce mistica perché si è spenta l'altra lampada, quindi un po' un disastro oggi con le luci, però comunque la maglia in questione è questa qui, che è veramente veramente carina, super approvata. Anche questo fatto che è pelosina, che inizialmente non mi piaceva, però vi devo dire che è super super carina. E oggi non so come gestire le luci, veramente un disastro, perché praticamente questa qui davanti è fredda, però se la metto calda poi sono troppo gialla, questa qui è calda e però questa è fredda, quindi fa questo strano contrasto, poi dietro è fredda la luce perché ho il led viola che non si vede in questo momento. Andando avanti, la prossima cosa che vado a pescare è questa maglia qui, che raga è rosa. Io odio le maglie rosa perché sono convinta che mi stiano molto male, cioè boh, non mi piace particolarmente il rosa come colore, però in realtà è un rosa che va più anche sul violetto, quindi vi devo dire che ci potrebbe stare. E come si può benissimo notare, al centro c'è semplicissima, fatta tipo un po' così, glitterata, si vede, mette poco, vi prego, ok, è un po' glitterata così, non lo so. E al centro c'è questa stella che come vedete è appunto bucata perché I'm a star. E niente, direi subito di andarla a provare perché veramente non so come mi potrebbe stare. Vada. Ecco qui anche questa maglia e come immaginavo e avevo appunto detto, il colore non mi fa impazzire, non è tra i miei preferiti, però dai, tutto sommato è carina. Però cioè no, non mi piace proprio il colore, carina, boh, non mi fa particolarmente impazzire, preferisco molto di più questa verde che ho provato prima. Tra l'altro è tipo di materiale strano, graffia addosso. Non mi ha convinto. Poi c'è questa figlia, anche questa in realtà ho già messo, però boh, l'ho messa sotto con una maglia a collo alto e non mi ha fatto particolarmente impazzire. Non mi è piaciuta molto, però adesso la andremo a provare senza niente sotto. È appunto così. Ed è niente, un po' cortina, un po' velosina, e qui ha dei lacetti che tu puoi stringere in base a quanto la vuoi corta o in base a quanto la vuoi lunga. Attualmente appunto, come vedete, non è praticamente per niente stretta, infatti è lasciata tutta al massimo della sua lunghezza. Ed è così. E niente, è molto carino, un po' il bianco carino, mi piace. Niente, direi subito di andarla a provare. Ok, l'ho messa e vi giuro, per togliere quella rosa mi ha fatto malissimo, mi ha graffiato praticamente tutte le braccia, quindi quella maglia diciamo che non è per niente approvata. Nel frattempo appunto ho messo questo qui, che niente, praticamente ho comprato, non lo so perché, però mi piace un sacco questo materiale tipo peluscioso, per caldo, per carino, bellino. E comunque la maglia è questa qui, come vedete adesso è corta, cioè è lunga, però si può mettere anche più corta, ma direi che dato che sto morendo di freddo per fare questo video, dato che fino a 30 secondi fa ero bellina al caldino con la mia borsa e l'acqua calda e adesso mi sono messo appunto cambiando 800 volte, direi di lasciarla lunga. E niente, con questa super approvata, è classicissima, praticamente è così, però devo dire carina.
Poi sì, totale io che ogni 30 secondi faccio così, non mi chiedete perché, però voi potete tranquillamente trovarmi in giro con io che cammino e faccio continuamente così con le maniche. Non lo so perché, però... cioè, palese, sempre così tutto il tempo, tutti i giorni della mia vita. Prossime maglie che vi andrò a far vedere, e se dico prossime perché ve le farò vedere insieme, tanto che appunto sono coinvolte in una storia che comprendono mia madre e il suo non saper fare le lavatrici. Mamma, so che non vuole racconti questa storia, però mi farò un po' ridere, non è vero, in quel momento ero arrabbiata, però vediamoci su. Adesso tutti sentiranno il tuo problema nel far diventare le maglie da un colore a un altro. Allora, io avevo praticamente queste due maglie, dov'è l'altra? Ok, queste due maglie che un tempo, questa qui era bianca, in fotocamera sembra in realtà ancora bianca, però dal vivo è di un rosino chiaro, e questa qui che raga era bianca, non bianco panna, bianco sporco, bianco, proprio bianco clean, così, ed è diventata così praticamente. Cos'è questa cosa? E quindi, dato che appunto quando ho detto questa era una delle mie maglie preferite, non mi chiedete perché, però mi piace particolarmente, vedo che mi sono particolarmente arrabbiata il giorno in cui è successa questa cosa, perché anche questa era, mi piaceva come maglia comunque, mamma molto gentilmente me le ha riprese. Qui è quella bianca, che comunque questo qui è il bianco che era originariamente, e questo qui è come adesso, quindi si vede dai che è più rosa, e invece questa qui è, l'ho ricomprata ed è così, come vedete sono praticamente due tonalità opposte, e niente, quindi mamma ti apprezziamo lo stesso. E direi subito di andarle a provare, anche se in realtà io so già come mi stanno, perché ve le mostro anche a voi. Questa qui è quella appunto fatta a righette col collo alto, che è una specie di maglioncino corto che, come vi ho detto, avevo già, quindi so già come mi sta. Comunque è questa qui, niente, veramente veramente carina, peccato che è corto perché a scuola non si può mettere, però appunto io d'inverno muovo di freddo, quindi ho sempre la maglia termica da sotto a qualsiasi maglia, quindi praticamente la metterò sopra alla maglia termica. Niente dai, carina. E questa qui è quella invece rossa e bianca, che veramente mi piace un sacco, anche questa un po' cortina, quindi diciamo a scuola non si può mettere, però è veramente veramente carina anche questa. E niente dai, super approvata, anche perché mi piacevano un sacco, mia mamma me l'aveva rovinata, quindi sapevo già che mi sarebbero piaciute. Niente. Ok, praticamente è rimasta l'ultima cosa, che è una cosa un po' strana in realtà, ossia questo. Cioè, no, oddio, così sembra tipo una criniera. Vabbè, è praticamente questa maglia qui, che è fatta così, con la felpa e con la cerniera intendo, e sopra ha questo collo enorme che dalla foto mi sembrava molto più piccolo. E così lunga, cioè tipo... gli do una spuntatina perché così è veramente esageratamente lunga, e poi mi sembra molto 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 leggera, molto, anche troppo, e poi c'è appunto questa pelliccia enorme che io inoltre pensavo si potesse staccare, perché ne avevo vista una simile in negozio che a quel punto si stancava il collo, invece a questa è praticamente attaccato. Però dai, io direi di andarla a provare, perché vista così sembra che mi sto portando, non so, un mazzo di fiori. Proviamola. Ok, l'ho messa, e sapete chi sembro? Quelli tipo su TikTok che fanno i video con la canzone, cioè il trend quello tipo della canzone russa che fa... cioè, ok, ci siamo capiti. Avete capito? Non lo so. Comunque, adesso ve la mostro meglio, e anche questa è cortissima. Perché le fanno corte? Cioè, che cosa mi rappresenta questa cosa che sono leggere, hanno questo collo ed è corta? Cioè, non capisco il nesso. Cioè, il colore in realtà mi piace perché è sempre quel marroncino classico che mi piace un sacco. E niente, dai, in realtà tutto sommato non è neanche così male. È solo un po' strana appunto questa parte qui con questa pelliccia praticamente enorme. E poi perché di qua è più lunga e di qua è più corta? Non lo so, non ho capito. Però dai, pensavo peggio in realtà. E questa qui è tutta la roba che appunto volevo farvi vedere, che sono, sì, comunque se vedete ogni tanto tremare perché do il calcio al cavalletto come mi muovo, quindi scusatemi. Sono appunto, dovrebbero essere 6 maglie, credo, non so se ho lasciato qualcosa. E dato che non lo dico mai, se ancora non mi seguite datemi a seguire su TikTok e su Instagram, vi lascio qui i nomi di tutto quanto. E vi ricordo anche di iscrivervi al canale, perché adesso che sto registrando sono circa a 850 iscritti. E se volete darmi una mano e arrivare magari entro anche ai 900 entro Natale, io ve ne sarei molto molto grata. E niente, tutto ciò, questo video è il mio, qui mi raccomando, se vi è piaciuto iscrivetevi e lasciate like per non perdere i prossimi video. E ci vediamo alla prossima, ciao!